semifinal en el Jalisco. Italia, Alemania Federal. Tutti ci credono. Devono che Stadio Jalisco. Questa competizione ci ha regalato già moltissimi colpi di scena. Sono Germania de Beckenbauer, Semmayer. Il torneo giunga al suo culmine. Occhi aperti quindi, non perdiamocene nemmeno uno. Qui all'estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Sì. Questi giocatori hanno l'onore di cantare il proprio inno nazionale per primi. A pedazo selezione alemana. Jalisco. Se calzó en Inglaterra. Treni nazionali continua con questa risposta. Italia ganó 2 en Uruguay. Segunda parte en la que me faltó el gol a Italia. Hoy Italia, cambios también. Ori que va a ser titular. Y Furino. También vuelve Cera. La acompañará a Rosato. E scherzando siamo arrivati alle fasi finali del torneo e oggi c'è davvero tantissimo. Banda para Paquetti por Mitch. Otra vez. Del successo di entrambe le squadre passa da questa gara. Ci sarà una prima fase di studio, ma la fortuna di giocare una partita di questo calibro non capita tutti gli anni. Mi aspetto che la voglia di giocare fino in fondo sia meglio sulla posizione iniziale. Titolare, spero che Seller e Müller ci regalino uno spettacolo degno di una semifinale. Vertibox. Macholita la recupera. L'azione sulla corsia di sinistra. Atrás, para Facchetti. C'è una certa differenza tra le due squadre in termini la di possesso palla. Nessuna delle due però è riuscita a rendersi pericolosa. Prova la conclusione. Gori. Il primo d'Italia. Macholita. Pallone suelto. Ha sul pallone, l'ha messo dentro. Grande fiuto del gol in questa azione. Torri va por banda. Alegría de Italia. Achurro por delante. Entró arriba. Gori. De Machola, le bate Sepp. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Appoggia il pallone largo con eleganza. Vertibox. Decide di sfruttare la fascia. No, pierde Bertino. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. La ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Dejando su sello. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Bertosi. Rivera.
Intercetta il passaggio, pericolo. Furino. Bella palla, devi approfittarne. Può andare in rete. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Bonisegna. Non potete tirare. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Italia tiene il partito donde le gusta. Ori. Prova a tirare. Manciola. Tentò pegare delle foto. Un passaggio deleterio. Ori. 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 La sua conclusione è manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare di perdonare l'Italia. Ma lui non ci è riuscito. Vai error de Frank. Vai a regalo. Anche se segnare da lì non è semplice. Passato Murino. Unisegna. River. No, la pierde. Ancora 5 minuti perché di gioco. Dove non arriva da 3. Un solo gol a referto. Fino ad ora è cruciale. Verti box. E quindi di 1-0. Ha visto Hell. Concluso. Albertosi. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Abbiamo forzato Gert. Rivera. Non c'era spazio. Alza la palla in profondità verso un compagno. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno. Jalisco continua. Anando. Italia 1-0. Omnic. Onisegna. Rivera. Riceve la palla. Di falta, di faltita arriva. Va bene. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Vamos a ver dónde se la falta. Conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare l'azione in ogni modo. È nel bordo dell'area. Da lì potrebbe anche trovare la porta. E questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Ci prova! Lui deve tirare! Di corne! Anche stavolta niente di fatto, incredibile! Non lo trovo bien Rivera! E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner! Macciola! Si libera della palla ed evita complicazioni! E acaba qui, la prima parte! Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale! Le squadre escono dal campo da Italia. 45 minuti. Soltò, una squadra che si seguiva nella ripresa. 1-0 dopo il primo tempo. Si ricomincia. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Ci prova! Buona! Palla alta! Anche se davvero... Alemania! Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. No, Rivera si chiude. Sulla destra. Se ne va. Ha perdonato. Non è riuscito proprio a utilizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Albertosi. Sulla fascia, in profondità. L'ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto. Pronto al tiro. Arriva. Maradon. Maradon. De Sep. E viene lì arriva. Ha
attenzione! Rivera. Ori. Onisegna, jove, acelera. Pacchetti. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Si avvicina alla porta. Riva. Colpisce. Ora sì. Insaccano. Golazo di Riva. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire personale. Con più calma. Che buono Riva. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. La crisi la accusò. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Che delantero Riva. Sono due gol per lui in questo torneo. Cogió balón, él solo. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Tegel senza compromessi. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. La palla viene rigiocata verso l'interno. Ha spazio sulla fascia. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Conclusione. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Mette il turbo. Da lì può... Occhio al tiro. Non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. La difesa non può permettere di lasciare tanto come sta arriva. Un giocatore come lui andava marcato stretto. Come sta arriva. E con questo segno che sta entrando. Una grande partita. Italia. Oh, sa che le sta salendo. Partidazo Italia. Maravilloso Boniseng, maravilloso Riva e Bonisegna. Esto sentencia il fuoco all'esercito per la finale. Rivera. Rivera, fuera. No, non trova la porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Cerca l'uomo là davanti. Lui va. Un'entrata scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Rivera. Avanzare l'azione con il lancio lungo. La appoggia sulla fascia. Ce la quedó Vertibox. Vaya Alemania que le va a intentar. Prova el filtrante. Wesseler. Defiende de Italia. Va di testa. Qué parada del Bertozzi. Perdón. Es solo el gran intervento del portiere. Manafa. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Mano cambiata. A due passi dal bersaglio.
enorme. Alberto si voló. Partiazo di Bertossi. Sceglie di battere corto. Mette in mezzo il traversone. Riesce ad intercettare. Passato. Andre che va bene. In arrivo. Fera. Viene Bertossi. Vamos, Bertossi. Stava desprevenida Alemania. Hanno praticamente già un piede in finale. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Non arriverà Gori. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stare incollato a questi elementi, non puoi permetterti una sola distrazione. Gori, Gori, Segne. Ne segna. Poi va. Poi va. Ottimo dribbling. Vediamo se Giuliano cross. C'è il cross. Polisegna. Lì si passa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Otra che sempre per l'Italia. Un superior Alemania. Lungo passaggio in avanti. Lo tuvo su momento all'inizio della seconda parte. Lì si appagò. Vediamo se può capitalizzare. Riceve il passaggio, può colpire il portiere. Nada. Si oppone. Grande l'intervento del portiere. Roberto sì. Bella apertura. Riva. Opta per il lancio lungo. No. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Prova con la palla lunga. Si riparte dalle braccia del portiere. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. È stata una gara a senso unico. Una vittoria di buon auspicio guardando la finale. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno vinto la semifinale, Fabio. Adesso è rimasto l'ultimo passo, l'ultimo gradino. Vedremo come sapranno arrivarci. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Buh, segreto fuori Sofia, contro l'Unione Sovietica. Nelle vie Sin, a fuori Italia. Questa vez sì, fu effettiva. Contro Alemania.